libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. E dopo aver conosciuto l'editore, adesso conosciamo colui il quale ha messo a disposizione uno spazio strepitoso proprio al centro di Roma, il Teatro Arcigliuto. Giovanni Samaritani, questo locale non è nuovo ad iniziative di promozione di giovani autori come nel caso di questa sera. Voi insomma avete già tentato questi esperimenti. Assolutamente sì. Infatti abbiamo creato anche un format che si chiama Live Book, e nel senso appunto diciamo di un libro sempre vivo e un libro vivo, no? E quindi in ogni caso facciamo anche cioè prestiamo anche diciamo la nostra struttura per fare questi eventi editoriali, e abbiamo fatto tante cose anche, siccome è un programma che abbiamo iniziato da un anno circa, comunque abbiamo fatto bei eventi e bei libri, bei giovani e belle cose. Ecco, adesso questo per raccontare l'oggi, ma per raccontare ieri, il Teatro Arcigliuto che tipo di identità ha? Che cos'è l'Arcigliuto? Questo è un po' più complesso, perché il Teatro dell'Arcigliuto nasce nel 1967 e su un'idea di mio padre, che in verità tornava dall'America con anche un passato di grande successo e non riscontrò diciamo una buona disponibilità per avere diciamo per replicare i suoi successi anche in Italia, e allora costruì una sua isola che era quindi è un'isola di poesia, di musica, principalmente di mio padre. Poi nel tempo si è sviluppato, si è ampliato e anch'io in ogni caso mi sono esibito anche con il mio gruppo dell'Arcigliuto, facendo anche tante cose, sia in teatro, in televisione e così via, e quindi diciamo che l'identità è un'identità paterna e ormai anche mia. Questo lo trovo meraviglioso, non conoscevo questo tipo di storia e la trovo molto bella. Ma ecco, quindi dal suo punto di vista la difficoltà oggi dei giovani autori, ma anche dei giovani artisti, è proprio quella di trovare spazi idonei dove far capire qual è la loro professionalità. Questo potrebbe essere un problema oggi? Questo potrebbe essere un problema, specialmente in alcuni settori. Per esempio nel campo cantautorale. Sì. No? Questo è noi sono ormai, quest'anno incominciamo per il quarto anno, e ogni lunedì sera facciamo una serata per i cantautori a modello folk studio, anche per ricordare il folk studio, e quindi l'esperienza diciamo romana, che in ogni caso poi ha dato anche frutto a importantissimi cantautori italiani. E in questo noi abbiamo continuato questa operazione culturale e la facciamo tutti i lunedì sera. Beh, questo allora è sicuramente un bellissimo invito per i nostri videoascoltatori a trasmettere anche questo tipo di messaggio. Quindi esistono spazi dove veramente le professionalità in qualche modo possono trovare libertà d'espressione. Ecco, qual è il criterio selettivo? Perché naturalmente ci sarà una selezione, come vengono selezionati questi cantautori? Questi cantautori ci contattano direttamente o contattano anche le persone che organizzano per esempio l'evento di Per chi suona la campana, certo. No? E quindi in ogni caso dove ci sono dei giornalisti musicali come nomi Alfredo Saitto, come Ernesto Bassignano, come altri cantautori come Fabrizio Emigli e altre persone che lavorano in radio, quindi ci contattano, ci portano le loro proposte musicali, noi le esaminiamo e poi dopo in ogni caso ogni lunedì sera dalle 9:30 ci sono 4 cantautori che si esibiscono con 4 brani ognuno. Tutto questo è molto bello, chiudiamo sui giovani, visto che comunque stiamo parlando di professionalità emergenti. Oggi la giornata, il pomeriggio e la serata saranno dedicati al mondo degli studenti, dei licei principalmente. Ecco, il pubblico dell'Arcigliuto è composto di giovani, cioè i giovani ne fanno parte, conoscono questa realtà? Secondo me pochi. Anche perché l'Arcigliuto in sé non ha mai avuto una politica di marketing aggressiva,
nel senso che chi in ogni caso arriva in questo posto spesso e volentieri lo ama. E quindi in ogni caso, e questo non è, diciamo, un fatto selettivo di età, nel senso che se, perché in ogni caso c'è una la persona in sé può essere giovane, può essere di sensibilità, quindi in ogni caso poi alla fin fine sceglie anche di partecipare con noi alle nostre serate. Noi ringraziamo Giovanni Samaritani per questa intervista e naturalmente continueremo a conoscere quelli che saranno gli ospiti di questa iniziativa. Poi man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te e dice che un domani avrà bisogno